Sono arrivato in ritardo, come notate, per il grande traffico e la grande confusione che non raramente scandisce la città degli uomini. E dentro a questa confusione di parole e di suoni è risuonata una parola che ci introduce nella verità e nella vita. E abbiamo voluto farla risuonare ancora una volta, questa parola, dentro alla nostra confusione, per essere liberati dalla ipnosi della realtà sensibile, che passa presto e non ha consistenza, perché come dice l'Apostolo, noi non guardiamo alle cose visibili, ma alle cose invisibili. Le cose visibili passano presto, ma come dice l'Apostolo Giovanni, chi fa la volontà del Signore rimane in eterno. L'ascolto di questa parola, grande pace, dice il Salmo, a coloro che ascoltano la tua istruzione. L'ascolto di questa parola ci introduce, come dicevo prima, nella luce della sapienza divina, anche quando questa sapienza disturba. E mette in questione radicale le nostre misure. Quando Don Giovanni mi ha chiesto se potevo anch'io essere qui e mi propose di essere io colui che avesse letto le ultime parole della Sacra Scrittura, io chiesi a lui: preferirei leggere la lavanda dei piedi, oppure il dialogo fra Gesù e Pietro, che conclude il Vangelo di Giovanni. E Don Giovanni mi ha detto, mi propose appunto la lavanda dei piedi. La sapienza di Dio che sconvolge la nostra misura. Quanti ci dicono: se farai questo tu sarai beato, tu sarai felice. Ce lo ha detto anche il Signore dopo aver lavato i piedi, sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Quali cose? Queste che aveva fatto vedere. Un amore che si spinge fino al limite supremo della donazione di sé, manifestata dalla lavanda dei piedi. Ecco, miei cari, il Signore ci custodisca sempre nella luce e nella sapienza della sua parola, attraverso le parole scritte. Il suo spirito ci introduca all'ascolto della parola eterna, il Verbo, nel quale siamo stati pensati, nel quale siamo stati voluti, in vista del quale noi esistiamo. Sia lodato Gesù Cristo. Sì, 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 sì.
anche da parte di Don Giovanni ringrazio Sua Eminenza che è venuto a trovarci. Don Giovanni è dovuto scappare via perché, come sapete, adesso la nostra lettura continua per qualche ora nel Tempio dei Fratelli Metodisti in via Veneziana. Riprenderà a mezzanotte, qui ancora, con le lettere dell'Apostolo Paolo. Grazie anche per gli amici della Casa della Carità che ci hanno fatto compagnia in questo momento.